Grazie per essere intervenuti a questa presentazione, alla presentazione del libro di Sandro. Io sono abbastanza sicuro che alla fine sarete contenti di aver speso questo tempo qui con noi. Il libro che Sandro ci presenterà e che verrà discusso da tre docenti della nostra università, è un libro di grande interesse che risponde ad alcune questioni, che ne solleva tante altre come le cose veramente interessanti, che è sicuramente una piattaforma su cui costruire non solo un interessante dibattito oggi, ma tanti altri interessanti dibattiti e discussioni che ci saranno in altre sedi e nel futuro. Quindi è un libro di cui ancora si parlerà. Io però non voglio parlare del libro di Sandro, visto che ci abbiamo tre discussant che lo faranno. Io vorrei rubarvi solo 5 minuti per parlare, come dire, dei libri to cure. E non solo di questo libro, perché voglio parlarvi dei libri to cure, non tanto perché sono, come dire, un lettore onnivoro e quasi compulsivo, leggo molto, e nemmeno perché in realtà alla base della mia presenza qui c'è un altro libro. C'è un libro, ed è una cosa che mi lega a Sandro, c'è un libro che poi è da certi punti di vista uno dei libri più importanti della scienza economica, la teoria generale. Perché c'è questo libro? Perché io frequentai, non lasciamo stare quanti anni fa, il corso con Sandro, che era un corso tutto dedicato all'analisi di un libro, ovvero sia la teoria generale di John Keynes. Io ho seguito ovviamente altri corsi di economia nella mia vita, sono stato a Warwick, all'Istituto Universitario Europeo, ma sinceramente quel corso, quella disamina di quel libro, tutti quei collegamenti che allora facemmo fra quel libro e quello che stava succedendo e la teoria economica di allora, hanno fatto, almeno per me, non è ovviamente piaggeria, di quel corso uno dei più bei corsi che io abbia seguito nella mia, se non proprio il più interessante che abbia mai seguito dall'altra parte della cattedra. E, fra l'altro, mi ricordo che all'interno di quel libro discutemmo di un altro libro, che era quello di Minsky, appunto della metà degli anni 80, beh, stiamo già cominciando a dare purtroppo un'indicazione temporale, e si parlò di quel libro di Minsky, che poi è caduto un po' nel dimenticatoio per una serie di ragioni, ed è stato poi invece ampiamente ripreso quel tipo di approccio successivamente nella spiegazione della crisi finanziaria del 2007-2008. Però nemmeno questo in realtà è la ragione per la quale voglio parlarvi di libri. Voglio parlarvi di libri perché secondo me forse è arrivato il momento di riscoprire il ruolo della monografia nella ricerca economica. Quando appunto nei tempi della teoria generale articoli di giornale, insomma journal article, e libri erano complementari all'interno del processo di crescita
della disciplina e della scienza economica. A un certo punto invece queste strade si sono completamente separate, non venivano scritte più monografie, libri di economia. Quando ho cominciato la mia carriera accademica a Trento mi dettero il compito di appunto curare gli acquisti della Biblioteca di Trento, che aveva anche buone disponibilità finanziarie, però io poi parlai col direttore del dipartimento di allora e disse: guarda, qua non ci sono libri da comprare, perché gli unici libri che venivano offerti dalle case editrici erano collezioni di paper già usciti sulle loro riviste, e nessuno scriveva più una monografia di economia. E io penso che questa tendenza vada invertita. È stata già invertita in parte, perché abbiamo discusso moltissimo di un libro che è quello di Piketty di 5-6 anni fa, che fortunatamente è stata una monografia che è stata rimessa al centro del dibattito politico. Perché occorre riconsiderare, complementare l'approccio monografico a quello dei giornali che appaiono nelle riviste? Perché è inutile negare che la disciplina economica non stia attraversando un periodo di ottima salute. I nostri colleghi anglosassoni spesso ricordano le parole della regina d'Inghilterra che li sgridava per il fatto che non erano riusciti gli economisti neanche lontanamente a prevedere la crisi del 2008, e sicuramente c'è una difficoltà che Sandro ampiamente discute nel suo libro, dell'approccio tradizionale, dell'approccio dominante, dell'approccio maggioritario a spiegare quello che avviene nel mondo. Perché le monografie potrebbero, come approccio metodologico, aiutare la scienza economica? Perché da una parte in una monografia si dà il giusto peso, si dovrebbe dare il giusto peso a quelle ipotesi spesso irrealistiche che sono invece spesso al centro o alla base dei nostri modelli teorici, e quindi può dare il giusto peso. Poi perché in qualche modo l'approccio monografico, e il libro di Sandro è un esempio abbastanza chiaro di questo approccio, partono necessariamente o dovrebbero necessariamente partire utilizzando una metodologia multidisciplinare, quindi mettendo insieme approcci diversi, contaminando la teoria economica con la teoria politica, con la, in altri versanti con l'analisi psicologica, con la sociologia e le altre discipline, col diritto, anche perché non dobbiamo dimenticarci, e questa è stata forse un altro delle pecche che la scienza economica ha conosciuto negli ultimi anni, non dovremmo dimenticarci che l'economia è una scienza sociale, dovrebbe essere fortemente una scienza sociale. Noi ogni tanto soffriamo di una grave crisi e senso di inferiorità nei confronti delle discipline cosiddette dure, quasi abbiamo un senso di invidia e vorremmo trasformare l'economia appunto in una scienza dura, libera dai legami con l'analisi sociale. Una monografia invece ci permette, o ci dovrebbe permettere, di avere un'analisi, di compiere un'analisi più ampia e più variegata. Per questo io penso che dobbiamo riscoprire il ruolo della monografia come momento di costruzione della nostra disciplina, anche per superare quella che un economista a me caro, che stimo, come Jean-Paul Fitoussi, chiama il teorema del lampione, come una delle motivi di debolezza attuale metodologica della scienza economica. Che dice Fitoussi
che cos'è il teorema del lampione per Fitoussi. In realtà Fitoussi racconta un gioco, una barzelletta, che è quella dell'ubriaco e del lampione. Qual è la barzelletta? Ora non mi fate sentire come Berlusconi che racconta le barzellette. Qual è la barzelletta sull'ubriaco e il lampione? È che un signore passando per una strada vede un ubriaco che sta cercando sotto un lampione qualcosa. Allora gli si avvicina e chiede: ma signore, posso esserle utile? Cosa sta cercando? Sto cercando la chiave di casa, altrimenti non riesco ad entrare a casa. E allora non si preoccupi, l'aiuto io, vediamo di trovare questa chiave. Cominciano a girare, a rigirare, questa chiave non si trova. A un certo punto allora quello sobrio chiede all'ubriaco: ma lei è sicuro di aver perso la chiave qui? No, ha detto, dice lui, assolutamente, però qua è l'unico posto dove c'è la luce, è l'unico posto dove ha un senso cercarla. Fitoussi dice che questa è la metodologia che applicano gran parte degli economisti. Hanno una struttura formale, non si preoccupano se i problemi che questa struttura formale modellistica perfetta e spesso straordinariamente sofisticata illumina la strada o permette di cercare la chiave, perché in realtà Fitoussi è anche più cattivo, dice che oramai agli economisti non interessa più cercare la chiave, interessa dimostrare che hanno dei sistemi molto sofisticati per trovare una chiave che forse potrebbe essere, se sono molto fortunati, proprio sotto il lampione. Ebbene, io penso che dobbiamo rovesciare questo modo di vedere le cose. L'economia serve necessariamente per risolvere i problemi dell'umanità, l'economia serve per trovare la chiave, e io penso che il libro di Sandro che discutiamo oggi è uno strumento per andare a cercare quella chiave che Fitoussi voleva trovare. Quindi questo è quello che volevo dire. A questo punto cominciamo con il primo discussant. Mi sono sbagliato. No, questa può andare bene. Può andare bene, io sono venuto per ascoltare più che per parlare. No, vediamo se devo fare subito le mie figure. No, ovviamente avevamo immaginato, ora a parte tutto, avevamo immaginato la giornata in questo modo. Sandro presenta, ci dà uno sketch sul libro, poi daremo la parola ai nostri discussant, poi speriamo che ci siano delle domande dal pubblico, e poi Sandro farà una breve replica agli interventi dei discussant. Sicché cedo la parola a Sandro Vercelli. Grazie Gigi, grazie a tutti gli intervenuti, in particolare i discussant. Effettivamente in questo libro ho cercato di costruire un lampione alternativo, sperando che sotto la luce si trovi qualcosa di utile. Mi piace iniziare il discorso dall'epigrafe che hanno usato gli studenti di Rethinking Economics nel loro bellissimo libro appena pubblicato dal titolo Econocracy, che consiglio a tutti di leggere. Questa epigrafe deriva dal discorso di Albert Camus quando ha ricevuto il premio Nobel, e dice: ogni generazione si sente chiamata a riformare il mondo. La mia sa che non lo riformerà, ma il suo compito è forse ancora più ambizioso. Consiste nell'impedire al mondo di distruggersi. Camus aveva in mente il rischio nucleare, e noi purtroppo dobbiamo avere in mente, anche se sta diventando poco di moda, il problema ambientale che rischia a sua volta di distruggere il mondo.
Per quanto riguarda la mia generazione, io penso che abbia provato a fare qualcosa per salvare il mondo. E, per esempio, prendendo la mia esperienza, io ho deciso, quando ero studente, di studiare economia nella convinzione che l'economia potesse svolgere un ruolo fondamentale nel salvare il mondo. Oggi a volte mi viene da pensare l'opposto, che il mondo debba essere salvato dagli economisti. Però vorrei dire subito agli studenti che con questo non voglio scoraggiarli dallo studiare l'economia, perché anzi io continuo ad amare la teoria economica e le sue applicazioni ragionevoli alla realtà, soltanto che la teoria economica e la politica economica hanno fatto un percorso da allora adesso di cambiamento strutturale continuo che a me sembra un'involuzione più che un'evoluzione. E al termine di questo processo involutivo mi sembra che l'economia, almeno quella dominante, rischi di incoraggiare comportamenti egoistici e individualistici e di breve periodo che sono incompatibili con la sostenibilità dello sviluppo, e inoltre con il mantra "There is no alternative", non c'è alternativa, incoraggia l'insediamento di una tecnocrazia economica che tende a produrre un crescente deficit democratico. Quello che fa il mio libro è di cercare di raccontare, di spiegare nella misura del possibile questo processo di involuzione dalla fine degli anni 70 fino ad oggi. E il metodo che usa è quello di studiare la interazione tra evoluzione delle idee e evoluzione dei fatti. A mio parere c'è un'interazione tra questi due processi più forte di quello che si ritenga normalmente, e questa evoluzione è in qualche modo coordinata temporalmente dalle grandi crisi. Posso dare un'idea di quello che sto dicendo facendo vedere che nell'ultimo secolo più o meno abbiamo avuto tre grandi crisi: la grande depressione negli anni 30, quella che io chiamerei la grande stagflazione degli anni 70 e poi la grande recessione recentemente che si prolunga nella crisi dell'Eurozona. E in ognuno di questi casi la colpa della crisi è stata in gran parte attribuita al paradigma economico precedente e alla strategia di politica economica che era sostenuta da questo paradigma, e quindi c'è stata una rivoluzione nel pensiero economico con l'idea che la nuova forma di pensiero economico potesse superare la crisi e impedire che si ripetesse. Poi successe ogni volta che questa rivoluzione col tempo esauriva le sue caratteristiche propulsive, emergevano sempre di più i caratteri, le contraddizioni interne che poi portavano un'altra crisi. Così come sapete, dopo la crisi degli anni 30 c'è stata la rivoluzione keynesiana, di cui parlava prima Gigi, che si è tradotta nel dominio delle politiche keynesiane negli anni 50 e 60. Poi però la grande stagflazione degli anni 70 ha messo in crisi il pensiero keynesiano, che è stato in qualche modo sostituito dalla nuova economia classica e da principi di politica economica neoliberisti. I lati contraddittori di queste politiche hanno portato alla grande recessione e poi all'eurocrisi, e per ora però, a differenza che nelle rivoluzioni precedenti, non c'è stata una risposta innovativa. Si ha un po' l'impressione che il pensiero e la politica neoliberista si sia arroccata ancora di più, sia diventata ancora più rigida per difendersi dalle critiche. Quindi questo periodo che io analizzo è un periodo dominato da quello che chiamo paradigma neoliberista.
che appunto si è affermato negli anni 70 e poi è diventato egemone negli anni 80, mantenendo molto saldamente la sua egemonia fino ad oggi. Il concetto di neoliberismo è controverso perché quelli che noi consideriamo suoi esponenti lo rifiutano, perché considerano le loro posizioni semplicemente come una ripresa del liberismo classico, mentre usano la parola neoliberista i critici che vogliono col prefisso neo sottolineare le differenze radicali tra posizione neoliberista e liberismo classico. Per dire due parole su questo, devo però distinguere la filosofia politica dal paradigma economico. La filosofia politica neoliberista ha una genesi lunga che inizia negli anni 20 con Mises, Hayek e poi si prolunga dopo la seconda guerra con Berlin, Friedman e altri, e intende all'inizio reagire a quello che abbiamo chiamato il socialismo reale, alla rivoluzione russa e quello che è seguito, ma poi gli stessi argomenti vengono riadattati al paradigma keynesiano dopo la seconda guerra mondiale. Il paradigma economico riesce a trovare una formulazione della teoria macroeconomica negli anni 70 che è pienamente compatibile, pienamente fondabile sulla filosofia politica neoliberista. In ambedue i casi il concetto fondamentale che ci sta dietro e che viene raramente discusso, questo è molto strano, è il concetto di libertà, e il mio libro parte dall'affermazione che i neoliberisti basano le loro idee economiche, di politica economica e di filosofia politica su un concetto molto angusto di libertà e anche fuorviante. Per far capire il perché di questo bisogna distinguere due aspetti nel concetto di libertà: la libertà positiva, cioè la libertà di poter agire in diverse direzioni, in diverse opportunità e opzioni, e la libertà negativa, che è invece una libertà da interferenze esterne. Ora, la libertà positiva riconosce che ci sono una serie di condizioni sociali che riducono notevolmente la libertà positiva, e tra queste ricordo la disuguaglianza di cui ha parlato ieri Stiglitz, la povertà, la mancanza di istruzione, la mancanza di salute. Sono tutti aspetti che riducono l'insieme delle nostre scelte, quindi riducono la nostra libertà. E il fondamento del welfare state e della politica keynesiana era proprio basato su questo, il tentativo di espandere la libertà positiva di tutti i cittadini. La libertà negativa si riferisce invece alle interferenze esterne sugli individui che riducono l'estensione delle loro azioni possibili. E i neoliberisti non solo concentrano la loro attenzione soltanto sulla libertà negativa, rifiutando di prendere in considerazione come rilevante quella positiva, ma con diverse gradazioni tendono poi ad escludere tutte le interferenze esterne non intenzionali, come condizioni economiche generali, la disoccupazione, la crisi, e spesso riducono le interferenze significative soltanto a quelle dello Stato. Quindi vedete che soprattutto in quest'ultima versione la concezione neoliberista di libertà è estremamente angusta. È chiaro che partendo da questo concetto, che poi viene raramente discusso, il welfare state e le politiche keynesiane, che sono finalizzate al rafforzamento della libertà positiva, vengono immediatamente escluse come qualcosa che invece limita la libertà negativa degli individui. E il laissez-faire emerge quindi in una qualche versione come l'unica politica possibile che rispetta la libertà degli individui. Soltanto negli anni 70 viene elaborato però un paradigma economico che è
pienamente è compatibile con questa visione di filosofia politica. Questa nuova posizione deve essere distinta nettamente da quella del liberismo classico di Smith, di Ricardo, di Stuart Mill, perché il liberismo classico, così come il neoliberismo, riteneva che il libero mercato fosse superiore ad assetti istituzionali alternativi, però soltanto a certe ben precise condizioni. Smith, il grande capolavoro di Smith, dedica 3 capitoli a perché il mercato, liberato dai vincoli che aveva allora, può aumentare il benessere dei cittadini, ma poi dedica gli ultimi 2 per dimostrare che questo è vero solo in parte, a certe condizioni. E comunque i liberisti classici avevano una coscienza molto profonda del divario tra mercati reali e il mercato ideale di concorrenza perfetta, e inoltre riconoscevano che i risultati positivi per il benessere dei cittadini dipendevano da una condizione fondamentale, che il mercato fosse in equilibrio. Ma poi i classici erano coscienti che il mercato non è quasi mai, qualcuno diceva mai, Hicks, che si rifaceva a questa tradizione, cioè il mercato non è mai in equilibrio, comunque viene raggiunto raramente l'equilibrio o la prossimità all'equilibrio, nonostante esista indubbiamente un processo di gravitazione che fa tendere l'economia verso l'equilibrio. Il neoliberismo elimina questi 2 argomenti che indeboliscono la fede nel mercato. Per quanto riguarda il divario tra l'ipotesi di concorrenza perfetta e mercati reali, la soluzione viene trovata nella epistemologia. Friedman abbraccia la posizione strumentalista che dice non ha rilevanza l'irrealismo dell'ipotesi, se le ipotesi che facciamo vi sembrano poco realistiche non ha nessuna importanza, quello che è importanza è che il vostro modello basato su quelle assunzioni riesca a prevedere bene il futuro meglio degli altri. E secondo, il secondo passaggio fondamentale è invece dovuto a Lucas, che ha per assunzione stabilito che il mercato è sempre in equilibrio e ha costruito tutta una teoria sulla base di questa assunzione. Chiaramente, se uno concepisce la superiorità del mercato in questo modo estremo, costruisce un approccio che non è falsificabile. Non è falsificabile perché i fallimenti, i cosiddetti fallimenti del mercato, le crisi, l'inflazione, vengono sempre attribuiti sì al divario tra mercati reali rispetto al mercato di concorrenza perfetta, ma per colpa di chi? Per colpa dello Stato, che continua a mantenere i mercati con i suoi interventi lontano dallo stato di concorrenza perfetta. Quindi l'unica politica possibile, sempre e comunque, anche di fronte a qualsiasi crisi come l'ultima, è sempre soltanto quello delle famosissime riforme strutturali, che hanno il loro fondamento in quest'idea. L'unica politica possibile è quella di intervenire sui mercati reali per avvicinarli, per renderli sempre di più identici a quelli di concorrenza perfetta del modello astratto. E la convinzione loro è che there is no alternative, è la fallacia tina, come viene chiamata a volte, cioè non ci sono alternative. Il che poi ha delle conseguenze molto grosse sia sul piano della scienza che della politica che della democrazia, perché se non c'è alternativa, più che una scienza, quella che noi pratichiamo diventa un'ideologia o addirittura una religione. Harvey Cox, un filosofo di Harvard, ha scritto un bellissimo libro, The Market as God, in cui dimostra
come, dimostrano i dettagli, argomentano i dettagli, perché è come il mercato sia diventato un dio più che un costrutto scientifico. Quindi, appunto, la prima parte del mio libro si basa sulla sequenza di concetti. Quello di libertà è fondante del concetto di libero mercato, il concetto di libero mercato è fondante di quello di libero scambio, e lo libero scambio è fondante del presunti vantaggi del processo di globalizzazione e finanziarizzazione che si sono affermati nel periodo neoliberista. Ora termino il mio intervento dicendo poche cose sul processo di globalizzazione e finanziarizzazione, soprattutto perché uso questi termini in un senso un po' diverso dal solito. Allora, due parole sul processo di globalizzazione. Noi sappiamo tutti che sulla positività del libero scambio c'è un accordo sorprendente degli economisti. Sono quasi unanimi, tutte le scuole sono d'accordo che il libero scambio sia una cosa positiva. E invece, stranamente, il che spiega anche certi fenomeni politici recenti, l'opinione pubblica su questo non è mai stata convinta, e risulta da tutti i sondaggi che l'opinione pubblica è prevalentemente contraria all'idea che il libero scambio sia in generale una cosa positiva, forse perché soffre sulle proprie spalle gli effetti negativi, la disoccupazione, lo spostamento delle attività all'estero, eccetera, eccetera. In realtà la letteratura economica seria, che è andata a fondo sul problema, porta degli argomenti a favore del libero scambio che sono estremamente deboli, e sono argomenti a livello aggregato. Ma sono tutti d'accordo, Stiglitz ieri citava il teorema di Stolper-Samuelson che appunto ci porta a queste conclusioni, sono tutti d'accordo a dire che però il libero scambio e la conseguente globalizzazione hanno degli effetti distributivi molto grossi, nel senso che ci sono pochi vincitori e molti perdenti. Quindi l'argomento serio a favore del libero scambio c'è soltanto se i policy makers prevedono dei meccanismi robusti di compensazione che vanno ai perdenti. E purtroppo le politiche neoliberiste, ma già prima quelle liberiste da questo punto di vista, non hanno mai cercato di compensare con effetti distributivi significativi. Quando l'hanno fatto in modo insufficiente, il che spiega perché c'è una correlazione tra incremento del libero scambio, globalizzazione da un lato, e dall'altra l'incremento della disuguaglianza dei redditi di cui ha parlato ieri Stiglitz. Per quanto riguarda la finanziarizzazione, dico due o tre cose e finisco con questo, anche qui il mio punto di vista è un po' diverso da quello solito. Beh, intanto sostengo con una serie di riferimenti storici che si tratta di una tendenza di lunghissimo periodo che, se vogliamo, è intrinseca allo sviluppo delle relazioni di mercato, e quindi è un fenomeno della sua tendenza generale più che secolare. E sostengo con una serie di esempi che questo processo è spinto da innovazioni finanziarie che hanno qualcosa in comune, in quanto incrementano l'estensione dell'insieme di opzioni. Quindi incrementano in questo senso la libertà degli agenti, e questo perché la teoria economica, la teoria per esempio del portafoglio, ci dice, la teoria delle decisioni in genere, ci dice che se aumenta l'insieme di opzioni a nostra disposizione, in linea di massima aumentano i profitti attesi. Però il processo di finanziarizzazione anche viola dei principi etici, questo si sa da sempre, per cui ci sono sempre state delle controtendenze contro il processo di finanziarizzazione, controtendenze a salvaguardia di certi interessi sociali o di certi principi etici. E quindi noi abbiamo visto nella storia un'alternanza di periodi di decelerazione della finanziarizzazione, come nel periodo di Bretton Woods,
dopo la seconda guerra mondiale fino agli anni 70, alternati a periodi di accelerazione, quando invece, come è successo nel periodo neoliberista a partire dagli anni 80, questo controllo e supervisione del sistema finanziario viene allentato. Il fatto che ogni innovazione che rafforza la finanziarizzazione aumenta la flessibilità delle scelte degli individui ha come controparte negativa che implica instabilità strutturale dell'economia. E questo spiega perché i periodi di finanziarizzazione terminano tipicamente con una grande crisi. La prima finanziarizzazione a cavallo del secolo tra 800 e 900 finisce con la Grande Depressione. La seconda finanziarizzazione non posso dire che finisce, anche se ci sono dei segni di riflusso. La seconda finanziarizzazione porta alla grande recessione e alla crisi dell'eurozona. Cos'è quindi la finanziarizzazione? È un qualcosa che caratterizza i periodi di cambiamento strutturale rapido, perché favorisce questo cambiamento strutturale, proprio perché dà flessibilità al sistema. Sono periodi di distruzione creativa. Quindi la finanziarizzazione non è tanto espressione di declino economico, come molti ritengono, ma di cambiamento strutturale accelerato che certamente si esprime in declino di certe zone, ma in progresso economico di altre zone che tengono conto delle nuove tecnologie sia nel settore reale che finanziario. Termino con questa slide, se non sono andato troppo lungo, che si potrebbe dire laicamente che a prima vista i processi di globalizzazione e finanziarizzazione hanno delle potenzialità positive, cioè, come ho detto prima, tendono a aumentare la flessibilità generale, quindi in questo senso la libertà degli individui, soltanto che ci sono questi effetti distributivi che vediamo sia studiando la globalizzazione, che ha messo molto bene in risalto ieri Stiglitz, sia studiando la finanziarizzazione, che fa sì che questi vantaggi vadano a una piccola minoranza della società, mentre gli altri vengono esclusi da questi vantaggi. Questo comporta, e faccio un cenno al criterio di giudizio che io uso dall'inizio alla fine del libro, della bontà, dell'accettabilità dei paradigmi e delle politiche economiche, cioè quello di sostenibilità. Cioè, io non uso il criterio di crescita del GDP per una serie di motivi che penso che qua si sappiano tutti, ma uso quello di sostenibilità. E questi processi, globalizzazione e finanziarizzazione neoliberista, come si sono sviluppati negli ultimi 30-40 anni, mettono a repentaglio la sostenibilità e quindi sono negativi in questo senso preciso. Sia la sostenibilità sociale, perché questi meccanismi portano, come ho già detto, a maggiore disuguaglianza e povertà, sia economica, perché tende a rallentare il processo di investimento nell'economia reale, sia ambientale, perché l'attenzione è tutta sui profitti di breve periodo e non si tiene conto degli effetti che questo ha sul clima e sugli altri equilibri della biosfera. C'è quindi necessità di un nuovo paradigma di sviluppo sostenibile che io provo a discutere nella seconda parte del mio libro, ma non ho tempo di anticipare. Scusatemi se sono andato troppo lungo. Non potete quindi, dopo aver sentito la presentazione di Sandro, che darmi ragione sul fatto che di carne al fuoco e di cose da discutere e su quali appunto proporre le nostre argomentazioni ce ne sono tante. Il primo che lo farà sarà il professor Di Matteo, a cui cedo la parola. Così è verde.
Grazie. Sì, debbo questo piacere al fatto che sono, diciamo, il più anziano di quelli che chiacchierano qui dopo, e quindi probabilmente sono stato chiamato a parlare per primo di questo libro. Ma io vorrei dire, ora Gigi Bosco ha tolto alcune delle considerazioni che volevo fare sulle monografie, che avevo anche accennato a Sandro ieri, però me ne ha lasciato lo spazio per farne altre, cioè che questo, che diciamo, il libro di Sandro è un libro summa un po' della sua vita di studioso. Io anche qui, sempre per il solito motivo detto prima, sono quello che lo conosce da più tempo, per la verità lo conosco da prima che venisse a Siena, quando eravamo a Oxford insieme, e quindi ho, insomma, diciamo, ricordo, penso bene, alcune cose le abbiamo fatte anche insieme, alcune ricerche, un po' lo sviluppo, insomma, del pensiero di Sandro, e questo libro è veramente, oltre che è un libro pesante, ma non nel senso negativo del termine, pesante nel senso che ci sono tante cose, c'è un po' tutta la vita di studioso di Sandro Vercelli, e vi si ritrovano anche cose che... Perché Sandro Vercelli è sempre stato uno scrittore anche di libri, a cominciare da quello su Marx, quello su Keynes che ricordava Gigi, quello sulla sostenibilità ambientale che è più recente, e infine questo. Quindi diciamo, e tutte queste cose si ritrovano, se uno, insomma, appunto lo conosce, tutte queste cose si ritrovano. Di Marx si ritrova, del libro di Marx si trova l'architettura di questo libro, che è un libro architettato anche qui nel senso buono del termine in maniera eccellente. C'è una parte fondamenti e c'è una parte di analisi, diciamo così, c'è un isomorfismo tra queste cose. Quello su Keynes ovviamente si ritrova, perché tutto il dibattito, tutta la critica a la teoria, diciamo, a Lucas e agli altri si ritrova pienamente. Quello sulla sostenibilità l'ha detto anche ora recentemente Sandro, appunto un minuto fa, è il suo criterio, è il criterio, diciamo, che sostituisce in qualche modo quello che gli economisti di solito hanno, che è quello dell'ottimalità, insomma, del sistema economico. E, no, ricordo anche che una delle prime volte che, permettetemi questa cosa personale, una delle prime volte ho incontrato Sandro, abbiamo discusso di contraddizione reale e contraddizione dialettica, a seguito di un articolo, di un'intervista di Lucio Colletti, non dico anche qui gli anni, molto prima di quelli di Gigi Bosco, che si ritrova appunto, che mi è ritornata in mente, non ci avevo più pensato per la verità, mi è ritornata in mente perché alla fine Sandro parla del dilemma, del trilemma veramente di Roderick, di che contraddizione è quella di Roderick, che Roderick mette in campo. Però vabbè, magari insomma ci torno. Diciamo, quando uno fa una presentazione, diciamo, alla fine, dopo aver letto questo libro, che ripeto è un libro lungo, denso, anche se ben architettato, ma comunque è, diciamo, un libro che richiede parecchia attenzione, è la domanda che fanno gli inglesi: who did it? Cioè, chi è il colpevole? No, perché poi alla fine non vogliamo, cioè, per carità, l'analisi va bene, la complessità va bene, l'interdisciplinarità va bene, però poi noi alla fine, insomma, diciamo, come nei gialli, il colpevole lo vogliamo. Ora, nella presentazione che ora ha fatto Sandro c'è molta, e anche nel libro c'è molta attenzione, diciamo, al punto di vista, il focus molto sulla teoria economica e sui suoi difetti, diciamo così, e sulla sua potenza, anche sulla sua potenza. Però ecco, volevo un attimo, come dire, fare un po' questa riaffermazione del paradigma liberista, diciamo, rivisitato alla luce di questa idea della, diciamo, di far ritornare l'idea della libertà negativa come il sostrato di tutto quello che poi dopo è, diciamo, viene messo in campo con teorie particolari, ha condotto appunto alle privatizzazioni, alle liberalizzazioni, al ricorso al mercato invece che allo Stato, in generale una regolamentazione, diciamo, per il sistema finanziario, in particolare liberalizzazioni non solo del commercio, ma soprattutto dei movimenti di capitale. Questo è un discorso che poi, insomma, forse verrà approfondito successivamente. Allora, questa
Diciamo, Sandro c'ha un punto in cui dice ma effettivamente questa coevoluzione tra aspetti, diciamo, l'evoluzione del sistema economico, l'evoluzione della teoria economica, insomma c'è un forte peso della teoria economica nel determinare anche, diciamo così, i risultati, l'outcomes del processo economico. Quindi diciamo così, in termini della vecchia terminologia struttura sovrastruttura, di cui appunto il primo libro di Sandro è denso, qui c'è un po' una rivincita, diciamo, della sovrastruttura, chiamiamola così, sulla struttura, nel senso che è particolarmente importante anche il ruolo della teoria economica. Ecco, questo forse a me, diciamo, se dovessi concentrare proprio un punto di, diciamo, di, così, di perplessità, ecco, è un po' questo. Io non so, insomma, credo che non si debba dare tutta questa, diciamo, forza alla teoria economica, anche perché anche in altre parti poi un po' del suo libro Sandro riconosce che ci sono delle parti della teoria economica che sono ben usufruibili e che anzi noi vorremmo aver visto applicata, anche abbastanza tradizionali, insomma, quando lui nella parte sull'eurocrisi parla del riconoscimento che l'area dell'euro non è un'area monetaria ottimale, beh, questo, diciamo, onestamente anche Mandela l'aveva detto, insomma, il fondatore della teoria dell'area monetaria ottimale. Quindi effettivamente quello che quindi a me, insomma, vorrei mettere in luce è che tutto questo spostamento nelle politiche economiche è uno spostamento che deriva essenzialmente, a mia modesta parere, da una lotta sempre esistente tra, diciamo, che ora vede vincitori alcuni gruppi sociali o comunque più avanti degli altri e viceversa, insomma, di cui poi gli economisti, i sociologi, gli ideoi, i filosofi, i letterati, eccetera, come dire, in qualche misura danno argomento, lo imbellettano, insomma, e anche lo volgarizzano, perché noi, cioè, giustamente Sandro critica l'equilibrio generale, critica le implicazioni del free trade, eccetera, ma voglio dire, accanto a queste persone ci sono persone come Arrow, come Stiglitz, appunto, che sono perfettamente, diciamo, tradizionali e che hanno messo in luce bene che quella costruzione è una costruzione non usufruibile immediatamente, diciamo così. Quindi quella che la usufruiscono immediatamente lo fanno per altri motivi. Ora io non voglio dire, certo, dopo aver sentito Stiglitz ieri, aver messo tutti quei dati uno di sera a quell'altro, uno si dice, ma gli economisti, ma non l'avevano viste queste cose qui? La risposta non può che essere molto poco positiva per gli economisti, perché, diciamo, insomma, non vorrei essere cattivo, ma insomma uno dice, ma allora perché non li hai visti? Forse c'è qualche motivo inconfessabile per cui non li ha visti. Quindi secondo me c'è un aspetto, diciamo, ideologico molto, molto forte, penso io, almeno questa è la mia, e questo me lo fa, due considerazioni ancora me lo fanno venire in mente. Una che, giustamente, come diceva anche Sandro nella presentazione adesso, dopo la crisi del 2007-2008 non si è vista questa terza teoria, diciamo così, chiamiamola così, non si è vista, e per ora non si vede, almeno, poi speriamo ci sarà. Questo libro di Sandro in un certo senso è un passo in una direzione, in quella direzione, però onestamente questo non si è visto. E la seconda considerazione, e questo fa riflettere un po', la seconda considerazione è che mi viene di spunto da una rilettura di un libro di Piercarlo Padoan, visto che Padoan è diventato ministro, visto che è stato qui all'inizio, quando sempre tutti questi altri non c'erano, tutti questi giovani accanto a me non c'erano, ma è stato anche ricercatore di questa facoltà, il quale dà, sulla scorta di John Robinson, ricordate anche ieri con umorismo da Stiglitz, però dice il neomercantilismo è un paradigma, dice Padoan, che affonda le radici in un blocco sociale ben preciso. Quindi la politica della Germania, è anche vero, come dire, che sarà influenzata da Eucken, Röpke, Friedman,
sicuramente, insomma, non ho alcun dubbio, lo so per certo, però risponde, diciamo così, ad un blocco sociale compatto che ha dei vantaggi significativi, o ritiene di averli, significativi dalla politica neomercantilista, diciamo sia dal lato degli imprenditori, sia dal lato dei sindacati e dei lavoratori, sia dal lato del sistema finanziario, e che hanno certe conseguenze sulla politica economica che si fa. Quindi la politica economica che la Germania, ora per venire a noi, la Germania fa è basata su questo. E quindi il rovesciamento di questa politica economica, penso io, si debba basare su un altro blocco sociale, che però al momento non appare rappresentato. Quindi in effetti l'ultimo capitolo di Sandro, che è molto interessante, sui concluding remarks eccetera, è pieno di should, è scritto in inglese, anche se crisi e sostenibilità sembra scritto in italiano, ma il libro, diciamo, è scritto in inglese, e diciamo ogni capoverso più o meno dice should, should vuol dire si dovrebbe, ma io dico chi dovrebbe, chi è rappresentato, chi sono le classi, ora non si parla più di classi sociali, diciamo gruppi, va bene, chi sono i gruppi, chi sono, diciamo, quegli attori che possono, diciamo, di cementare appunto una politica economica diversa. E qui, no, almeno io, ecco, lo vedo in questi termini, ripeto, forse apparirò come un marxista veramente old fashioned, però a me sembra che questa componente sia, diciamo, sia da considerare, forse mi posso permettere di dire, un pochino di più, ecco, diciamo, sia in sede, come dire, di conclusioni, sia in sede un pochino anche di analisi. Ora io avevo preso degli appunti, naturalmente sono andato a braccio, quindi non mi ricordo più forse delle cose, di altre cose che forse volevo dire. Anche perché, ecco, no, c'è una cosa però che va in questa direzione. Giustamente Sandro ricorda che, prima di tutto sottolinea la differenza tra Stati Uniti ed Europa nel rispondere alla crisi del 2007-2008. Gli Stati Uniti hanno risposto, diciamo, in maniera decisa e tutto sommato sono usciti abbastanza, che ne dica Mr. Trump, sono usciti abbastanza dalla crisi e dalla recessione, l'Europa no. E è interessante il parallelo che Sandro fa con la crisi degli anni 30, perché dice anche, perché la crisi, il prolungarsi della crisi dell'Eurozona è un errore di politica economica, analogo a quello che Roosevelt stesso fece nel 1932, quando sembrava che la crisi, insomma, fosse un po' dietro le spalle, e di nuovo nel 1937, quando appunto, come dire, ritornò a politiche fiscali più ortodosse. E quindi ci fu il double dip, addirittura in quel caso forse triple dip, e qui, diciamo, ce ne abbiamo un secondo che però è sufficientemente lungo da sperare che ora finisca. Allora, è un errore, sempre proseguendo un po' nella mia, diciamo, è un errore di politica economica o è una scelta di, anche qui, una serie di gruppi rappresentati, meglio rappresentati, più potenti, eccetera, eccetera, nel sistema economico, oppure no? Concludo, perché insomma non la voglio fare tanto lunga, dal giornale di ieri, in cui si parla di quello che è successo, sta succedendo negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Solo pochi mesi fa la holding cinese ha rilevato per 300 milioni di dollari l'hedge fund Skybridge Capital da un signore chiamato Scaramucci, che è il consigliere personale del presidente americano. Durante la presidenza Obama era stata la Casa Bianca a bloccare la cessione della Opel a un gruppo finanziario russo. Con Trump alla Casa, sempre puntini, insomma, faccio una sintesi, con Trump alla Casa Bianca e con la General Motors guidata da Mary Barra, consulente economica del presidente USA attuale, la Opel ha cambiato padroni come voleva il governo tedesco.
Trump attaccava pubblicamente la Germania accusando di manipolare l'euro, l'ha fatto qualche giorno fa, e ha chiuso un contenzioso che si trascinava dal 2011, la restituzione dell'oro tedesco custodito dalla Fed alla Bundesbank, cosa che finora... Allora, perché faccio queste osservazioni? Appunto perché cercano di rafforzare con delle cose, diciamo, recenti, che sono proprio di ieri, sul Sole 24 Ore, non sul Manifesto. Quella, appunto, un po' quella, così, quella mia preoccupazione, o quella mia perplessità, meglio, sulla, appunto, sulla, diciamo così, sull'evoluzione diciamo, dell'economia e della teoria economica. Cioè, la concorrenza perfetta rende tutto anonimo. Negli Stati Uniti, che sono il più grande mercato e la più grande economia del mondo, è anonimo? No, niente anonimo, come si vede da queste piccole considerazioni. Quindi là, diciamo, il concetto, ora, oltre all'equilibrio, alle aspettative razionali su cui siamo senz'altro d'accordo, il concetto di concorrenza perfetta intesa nel senso tradizionale neoclassico, non quello, direbbe subito Sergio, dei classici, ma in quello neoclassico, è anonimo, ma non c'è niente di anonimo nemmeno, figuriamoci a casa nostra, dove, voglio dire, insomma, il mondo è più piccolo, il mercato è più piccolo, e quindi, diciamo, le relazioni personali, diciamo, la mancanza di anonimità dello scambio, eccetera, eccetera, è all'ordine del giorno, ma non è vero nemmeno per gli Stati Uniti. Va bene, insomma, non voglio, forse avevo anche qualche altra cosa da dire, ma diciamo, per esempio sul free trade, eccetera, sono un pochino più... Sì, va bene, sono un pochino più a favore del free trade, grazie, del free trade di quanto forse non appaia, nel senso che sicuramente... cioè, nessuno di noi fa tutti i lavori. All'interno di un sistema economico siamo tutti specializzati. Questa idea, che è anche un'idea che ci permette di dire, e questo lo dico sempre ai miei studenti, che ci permette di dire che stare in una società è meglio che ognuno stia per conto proprio, o che, come dire, non si contamini con altri, o che la società sia non ristretta, perché è proprio il fatto che la gente sia diversa fra di loro e che stia insieme che permette di spostare la frontiera della, diciamo, delle possibilità produttive, come dicono gli economisti, cioè di poter essere almeno potenzialmente più ricchi, forse meno felici, direbbe Bartolini, però insomma intanto un po' più ricchi, che non guasta, almeno in alcune situazioni. Quindi, diciamo, il discorso questo principio della divisione del lavoro, tutto sommato, e del fatto che questo ci permette di dire che vivere in società è un vantaggio per tutti, certamente c'è un problema distributivo, su questo non c'è alcun dubbio, però devo dire che anche qui gli apologeti sono una cosa, però insomma... quelli che, insomma, non so come dire, gli economisti seri, che il free trade induca necessariamente un cambiamento nella distribuzione del reddito, diciamo che gli studenti stessi dovrebbero saperlo. Ecco. Tutte le volte che si cambia, lo sa anche Massimo D'Antoni, tutte le volte che una politica economica si cambia, non nel senso si cambia come scienza delle finanze, si cambiano i prezzi relativi, la distribuzione del reddito cambia. Non esiste, io ricordo, non esiste una politica economica che non cambi i prezzi relativi, e quindi non esiste una politica economica che non cambi la distribuzione del reddito. Poi se Welfare Economics dice che non dobbiamo fare la compensazione, ma dobbiamo solo pensare che ci sia un surplus e questo basta, questo naturalmente non basta, vagliela a dire a quelli che sono dei perdenti, questo non basta. Quindi, insomma, è una Stiglitz stesso, per finire sempre, perché queste due giornate sono, insomma, collegate, no? Scrisse qualche tempo fa sul Journal of Economic Perspective un articolo sulla sua periodo al Council of Economic Advisor, e appunto diceva esattamente, molto meglio naturalmente di quello che io posso dire, le difficoltà, appunto, di una politica economica, perché gli effetti redistributivi sono immancabili, impossibili da eliminare. Certamente, allora, è una scelta eliminarli, diciamo, è una scelta invece tenerne conto e fare una politica compensativa. Grazie.
Ringraziamo il professor Di Matteo, diamo la parola al professor Massimo D'Antoni. Comincio ringraziando per questa opportunità, perché io il libro Sandro Vercelli aveva avuto la gentilezza di mandarmelo appena uscito, poi avevo letto alcune parti, diciamo l'essere chiamato a presentarlo mi ha costretto a riordinare le idee. Nel riordinare le idee uno ci tira fuori sempre anche qualche cosa in più, e quindi io ho anche imparato molto da questo libro, perché questo fa anche da disclaimer: non sono un grande esperto di tutti i temi toccati, appunto ricordava giustamente Massimo Di Matteo, il mio campo è quello della scienza delle finanze, quindi dell'intervento pubblico, quindi questo spiega anche il fatto che mi occuperò soprattutto di alcuni aspetti che forse non sono nemmeno il tema centrale del libro. Ripeto, non sono né un esperto di sostenibilità e crescita né di economia internazionale, e quindi a maggior ragione è stato interessante leggere il libro. Diciamo, dirò qualcosa su alcuni aspetti, perché poi il libro tocca veramente tanti temi, soprattutto sulla prima parte e sull'ultima, perché poi è un tema, quello dell'Europa, di cui invece mi sono occupato anche al di là di quella che è la mia specializzazione scientifica. Allora, prima cosa da dire, si tratta, dicevo, di un libro che non è un libro di economia in senso stretto, affronta tutta una serie di temi che vanno anche sugli aspetti, potremmo dire, filosofici, perché si dilunga con grande approfondimento sul significato di termini quali appunto libertà positiva, l'avete sentito, e negativa, liberalismo, e quindi quelli che sono i fondamenti del rapporto anche tra Stato e mercato. Questo sì è un tema che mi riguarda. Quindi diciamo a diversi anche livelli di lettura, e devo dire che mi ci sono trovato in grande sintonia, quindi diciamo facendo da discussant evidenzierò magari qualche punto per stimolare la discussione, però devo dire complessivamente mi sono trovato molto, molto in sintonia con il punto di vista offerto, appunto questo della l'illusione, qui faccio una piccola critica al titolo, Delusion è stato tradotto nel titolo di oggi come la delusione. Delusione, uno ci ha creduto e resta deluso, ma la traduzione corretta del termine delusion è l'allucinazione, l'illusione, l'illusione che a volte si usa anche proprio nel senso di allucinazione. E in effetti sì, qui diciamo che sebbene interpreto anche il punto di vista dell'autore, non mi pare che sia una delusione la sua, casomai una conferma di quelle che sono il suo atteggiamento critico. E lo stesso direi vale per me. Allora, provo a toccare in modo forse non del tutto ordinato alcuni punti, quelli che mi hanno più sollecitato. Nell'affrontare il tema appunto del libero mercato, della libertà, si va immediatamente su Adam Smith, ovviamente, sulla mano invisibile, e si analizza quello che poi è il punto di partenza anche del corso che tengo, sia del corso di base che del corso avanzato. Parto sempre da lì, parto sempre dai teoremi fondamentali dell'economia del benessere, che sono la traduzione moderna del risultato della bontà della mano invisibile. E giustamente Sandro Vercelli mette in luce la strattezza delle ipotesi che sono la base, e interpreta questi teoremi come nel senso appunto di possibile conferma della bontà del risultato del mercato, e quindi fondamento da un punto di vista, potremmo dire, di economia mainstream, dell'idea che i mercati vadano lasciati operare liberamente. Recupera soltanto in un punto quello che però invece è la chiave di lettura che io cerco di offrire quando utilizzo questo, diciamo, quando li presento, cioè, e questo forse un po' chiarisce quella che è la mia posizione rispetto a tutto questo approccio. Cioè, per me quei teoremi sono teoremi interessanti in quanto mostrano appunto il fatto che quel risultato vale sotto ipotesi non realistiche, e quindi fungono da punto di vista astratto rispetto al quale si può cominciare ad argomentare
la necessità di un intervento correttivo del mercato, cioè è uno di, sono, i teoremi possono essere usati, potremmo dire, in positivo, come la dimostrazione della bontà della mano invisibile, ma anche, ed è un modo non mio originale, un modo abbastanza diffuso nel campo, nel mio campo di studi, cioè si possono usare in negativo, ovvero come riferimento per dire guardate, le cose andrebbero in quel modo se le cose funzionassero come dice il teorema, ma le cose non funzionano così, non funzionano perché i mercati non sono ben descritti da quell'insieme di circostanze, ci si allontanano, è la prospettiva cosiddetta dei fallimenti del mercato. Questo mi colloca in una posizione, ora poi so che Sergio Cesaratto sia, su questo magari dirà qualcosa, perché mi colloca in una posizione un po' intermedia tra quella che è il mainstream di cui condivido molti, diciamo, strumenti analitici e quello che invece è una posizione più eterodossa che rifiuta completamente l'approccio dell'equilibrio generale, cioè diciamo condivido il linguaggio ma cerco di porre questi temi in modo critico e devo dire che, e qui magari alla fine lo riprendo, ma quello che diceva Massimo Di Matteo sul ruolo della teoria eccetera, in effetti gli strumenti teorici per criticare, potremmo dire, dall'interno il funzionamento dei mercati ci sono e sono ben consolidati. Beh, Stiglitz è, se volete, un altro esempio di questo tipo di approccio. Quindi magari la spiegazione, quello che c'è da capire è che cosa determina il fatto che questi risultati, questi contributi, questo punto di vista, pur essendo ben presente e anche rilevante nella disciplina economica e nell'insegnamento, poi non abbia una traduzione politica. Questo può essere veramente un punto interessante di riflessione. Secondo punto che vorrei sottolineare, su cui magari sarebbe interessante conoscere le opinioni, ulteriormente le opinioni dell'autore. Allora, la questione del neoliberalismo rispetto al liberalismo. Vedo la posizione che prende nel libro è di affermare una marcata differenza tra il neoliberalismo e il liberalismo classico. Io devo dire che per molto tempo l'ho un pochino rifiutata questa differenza, andando a ritrovare anche le posizioni del liberalismo classico che mi sembravano molto vicine a quelle che ritroviamo oggi. Chiaramente non mi riferisco a John Stuart Mill o a Marshall o a Keynes, che pure erano nella tradizione liberale, ma un certo liberalismo ottocentesco diceva cose che non sono molto dissimili da certe posizioni estremismo neoliberale che troviamo oggi. Però forse è vero alla fine che c'è una differenza. Me lo fece notare qualcuno nel dire che tutto sommato il neoliberalismo non contrappone poi così tanto lo Stato, e questo forse non so quanto sono d'accordo, non contrappone così tanto il ruolo dello Stato e del mercato, perché anzi attribuisce allo Stato un ruolo attivo di promozione della pervasività della logica del mercato nella realtà economica. Questa forse è la novità degli ultimi anni, almeno io quando un'espressione per tutte, le riforme strutturali, cioè utilizzare la politica per smantellare ciò che la politica ha fatto finora e per riaffermare una logica di mercato. In effetti risponde molto bene a questa logica, cioè lo Stato diventa a questo punto lo strumento per l'espansione della logica concorrenziale invece di essere quel contraltare che per lungo tempo è stato. In questo senso, ecco, ho trovato, proprio perché il libro aveva l'aspirazione di coprire anche questo aspetto, forse un po' poco approfondita la parte su dove si colloca l'ordoliberalismo in questo, perché mi sembra che si sposi piuttosto bene con quest'idea. Ora, ordoliberalismo, anche quello è un termine che viene usato in diversi significati. Diciamo che spesso lo si vede proprio perché usa slogan come economia sociale di mercato, come una versione buona del liberalismo. Però in effetti, e lo vediamo anche all'opera di recente, è esattamente in quella logica che dicevo prima, cioè l'idea dell'intervento dello Stato è soltanto quello di fornire quel quadro di regole e quel minimo, ma proprio minimo, di rete di sicurezza per però far avanzare quella che è una logica di competitività che ha poi risponde a certi interessi. Altro aspetto che mi è piaciuto, che è stato sottolineato rispetto al neoliberalismo, è che anche questo forse non so dire se sia o no nuovo, ma il rapporto tra liberalismo e democrazia.
cioè il fatto che sembra abbastanza evidente come ci sia anche un programma di tipo politico ampio di sottrarre alla politica il controllo di certe decisioni e trasferirlo sempre più verso gli economic decision makers, e quindi in questo senso anche l'interesse e la complementarietà tra mercato e democrazia, che spesso è stata uno dei cavalli di battaglia del pensiero liberale, viene in questo senso messa da parte. Visto che vedo il tempo sta andando via, allora tralascio un altro aspetto che mi è piaciuto particolarmente, il recupero di cause e quindi dell'idea che l'impresa è terzo soggetto rispetto a Stato e mercato, e che quindi la contrapposizione non è tra due poli, ma esiste anche questo ulteriore soggetto che non è, all'interno del quale si esercita un potere di tipo gerarchico. Cosa appunto parlava delle imprese come isole di potere gerarchico nel mare degli scambi. Forse tra gli altri soggetti ci metterei anche il ruolo, anche questo non ultimamente molto sottolineato, una serie di altri soggetti collettivi che non sono Stato, non sono impresa, che però svolgono anche un ruolo importante, dai sindacati nella relazione industriale ai partiti nella politica o alle altre forme di tipo associativo, che vengono un po' travolte da questa avanzata della logica del neoliberismo. Molto rapidamente mi ritrovo sul discorso del free trade temperato, e qui il passaggio, la lettura del libro mi ha richiamato da vicino, vabbè c'erano anche le citazioni, ma mi ha richiamato da vicino la posizione di un Danny Roderick, per esempio, nei paradossi della globalizzazione, che cita proprio il caso dell'atteggiamento degli economisti rispetto al free trade, c'è un paio di capitoli particolarmente interessanti dove dice che su questo argomento si nota proprio la discrasia tra gli economisti quando parlano nei seminari e gli economisti quando parlano al grande pubblico, perché dice nel seminario l'economista sa benissimo i limiti dei vantaggi comparati, le qualificazioni che sono necessarie per dire che l'apertura degli scambi è positiva, ma quando parla al grande pubblico elimina tutte queste cose e dice, alla fine il messaggio che arriva è comunque bene liberalizzare gli scambi, e su questo lui ci costruisce una serie di considerazioni che vale la pena anche magari di ricordare o di riprendere. Dice, vabbè, da un lato può esserci il fatto che i vantaggi comparati sono un po' il gioiello della corona della teoria economica, uno dei risultati più interessanti, meno intuitivi, e quindi che vale sempre la pena di ribadire. Dall'altro però forse appunto l'economista che parla al pubblico si sente anche investito di una missione educativa, che però non è intesa nel senso corretto, ma nel senso di mettere a tacere quelli che possono essere possibili obiezioni, perché ritiene che ci sia un obiettivo prioritario, che è quello di far passare un certo messaggio politico, ma in questo senso appunto non svolge, potremmo dire, in modo corretto quello che è il suo ruolo di intellettuale, perché in qualche modo nasconde parte dei risultati che conosce. Poi riprendo questa cosa che diceva Massimo Di Matteo sull'aspetto redistributivo, è chiaramente quello il punto. Ricordo che l'idea di test di compensazione, efficienza, potenza, nasce proprio per giustificare quel tipo di politica. Cioè il problema, faccio un riferimento, non so se in tre secondi lo colgono tutti, ma l'idea che il criterio di efficienza paretiana non fosse sufficiente e quindi andasse integrato in questo modo è proprio di fronte al fatto che non riusciva a giustificare l'apertura degli scambi, perché è il tipico caso in cui se ci sono dei benefici non sono mai unanimemente percepiti dalla collettività, ma ci sono sempre dei vincenti e dei perdenti. Questa è una chiave di lettura e ci consente anche di capire quello che sta succedendo proprio in questa fase storico-politica. L'ultimo pezzo, uso il tempo che mi rimane,
è che mi, diciamo, in cui mi sono ritrovato molto, e per me è stata una, diciamo, una conquista e un'acquisizione abbastanza lunga, faticosa e sofferta, è la posizione sull'Europa, sull'euro, che emerge anche da queste pagine. E l'interpretazione che dà Sandro Vercelli è diversa da quella che è l'interpretazione corrente, anzi lui contrappone la ricostruzione, la costruzione che propone dell'eurocrisi a quella che è la ricostruzione, cioè della, la, quella comune mainstream. In realtà devo dire, quella che lui ripropone come, come quella che Sandro ripropone come ricostruzione mainstream, forse non è più tanto mainstream, perché nel frattempo le cose sono anche cambiate, per cui è vero che in un certo, una certa fase, soprattutto sul terreno politico, l'interpretazione corrente è la crisi è colpa dell'eccesso di debito pubblico, dell'eccessiva propensione alla spesa, della pigrizia dei paesi colpiti dalla crisi. Questo l'abbiamo sentito, era questo. Nel frattempo però devo dire che anche il mainstream economico è andato un passo avanti, per cui ormai se voi andate a rivedere, per esempio potete accedere dal sito vox.eu, hanno fatto proprio un ebook, Baldwin, Giavazzi, De Grauwe, eccetera, hanno collettivamente scritto un volume che si propone di fornire la visione di consenso sull'eurocrisi, che non è molto diversa da quella che emerge dal libro, cioè dice che ripropone poi il ciclo di Frankel, no? Per cui cosa c'è? C'è una prima fase in cui i cambi fissi determinano un afflusso di capitali verso la periferia del mondo, o in questo caso dell'Europa, questo crea un momento di crescita basata sulla crescita del credito, che però alla lunga compromette quella che è la posizione competitiva. A un certo momento ci si accorge che le cose non funzionano, c'è un cosiddetto sudden stop, cioè un'inversione del flusso dei capitali che ritornano verso il centro, e questo determina la crisi, politiche di riduzione del debito violente, eccetera, cosa che si è vista in molti paesi del mondo e che è una descrizione accreditata ormai anche per l'Europa. Diciamo, la vera differenza tra la ricostruzione mainstream aggiornata e invece la ricostruzione di Mark II, di Sandro Vercelli, su cui mi ritrovo, è che per esempio non si dà in quella mainstream nessun ruolo alle politiche strutturali realizzate in Germania, cioè alle politiche di deflazione salariale tedesca, anche perché poi si ritiene che quelle invece siano la ricetta da seguire. E poi c'è un passaggio, ora qui io volevo recuperare, perché mi sembrava significativo anche che alla fine Sandro arriva a delle conclusioni su cui io vorrei un pochino quasi stanarlo, perché diciamo che nel leggere questo capitolo ci porta molto avanti nella riflessione, ma poi ci lascia senza una vera conclusione. Allora, intanto c'è un passaggio che volevo riprendere, che per me è molto significativo. Dice: col senno di poi, lo traduco all'impronta, è difficile respingere il sospetto che l'ultimo obiettivo, quantunque non dichiarato, delle élite europee fosse lo smantellamento delle peculiarità del capitalismo europeo, e cioè il welfare state. Cioè che alla fine, lo dico perché personalmente quando dico la conclusione sofferta, l'atteggiamento sofferto rispetto all'Europa a cui sono giunto, cioè per me l'Europa da persona nata europeista e cresciuta così è sempre stato identificato con il modello sociale europeo. Se uno poi si mette a fare 2+2 su quello che è successo, si accorge che invece, per come la costruzione europea è andata avanti, soprattutto direi da Maastricht in poi, forse anche un po' prima, sembra quasi esserci un progetto deliberato invece di smantellamento di quello che è, a mio avviso, il nucleo, la giustificazione per l'unificazione europea. Quindi arriviamo a una contraddizione, cioè l'unificazione economica europea è stata condotta nel segno di politiche che portano alla eliminazione di quella che, a mio avviso, sarebbe dovuto esserne la giustificazione e il presupposto. E poi su questo punto
Su questo punto Sandro Vercelli ci porta poi alle conclusioni. Una di queste conclusioni, per esempio, anche qui, e qui cominciamo anche a fare dei distinguo rispetto alle posizioni più progressiste anche nell'ambito della nostra discussione, perché per esempio una possibile via d'uscita che sì, ma ho praticamente finito. Una possibile via d'uscita che viene spesso propugnata è la fine dell'austerità, cioè consentiteci di violare le norme del fiscal compact, eccetera. E anche su questo c'è una conclusione che io condivido, dice: molti ricercatori osservano correttamente che l'adozione di politiche espansive in un solo paese finirebbe solo per deteriorare il vincolo esterno e quindi porterebbe di nuovo alla crisi. Quindi, diciamo, un semplice abbandono delle politiche di austerità, specialmente se in modo non coordinato, ma solo da parte di chi chiede di farlo, non sarebbe la soluzione. Ora, io so, perché sto giusto completando un rapporto che tiene conto degli ultimi, quindi mi sono in questi giorni guardato tutti i pronunciamenti dell'Unione Europea, c'è un timido tentativo di dire che bisognerebbe coordinare le politiche non solo in senso restrittivo ma anche in senso espansivo, però la Commissione l'ha detta, il Consiglio d'Europa ha detto lasciamo che questa decisione sia alla libera volontà dei singoli stati e di quello che decidono di fare, cioè che è come dire che non si fa nulla. No, ma infatti dice ci siamo resi conto che non esistono strumenti di coordinazione se non per ridurre i deficit, non possiamo costringere i paesi a fare, che hanno spazio fiscale, a fare le politiche espansive, quindi al più possiamo, diciamo, incoraggiarli o invitarli a farlo, ma sempre nel rispetto di quello che loro ritengono corretto. E purtroppo, come ha ribadito anche Massimo Di Matteo, ci sono degli interessi molto precisi, specialmente nei paesi come la Germania, a continuare su quello che è il modello mercantilista che sta alla base della crisi europea. E quindi arriviamo a questa conclusione, che appunto su cui dicevo volevo che Sandro Vercelli spingesse un passo più avanti, se vuole, se può, e cioè la sua conclusione del capitolo sull'Europa è che un cambiamento generale delle strategie nell'Eurozona richiederebbe una riforma radicale dei trattati che reggono l'Unione Monetaria Europea, l'abbandono delle attitudes, degli atteggiamenti entrenched attitudes, non mi riesce di tradurlo, ma è, diciamo, profondamente radicati, e diciamo dei convincimenti o degli orientamenti profondamente radicati dei membri più forti dell'Europa, quindi la visione neomercantilista della Germania. E quindi dice la inevitabile conclusione che discende dall'analisi precedente è che il disegno corrente dell'euro e le sue regole di gestione sono insostenibili. E quindi questo è un buon punto, direi, su cui si potrebbe partire, però magari con un altro dibattito. Eccomi qui, ho finito. Allora, avete visto come quello che avevamo detto all'inizio, che questo libro in qualche modo dava la stura o poteva dare agio ad un dibattito molto ampio. Abbiamo già sentito due approcci, due prospettive diverse, parimenti interessanti. Adesso ci avviamo alla terza, quella di Sergio Cesaratto. Grazie. Prima di tutto ringrazio voi, ringrazio Alessandro, è veramente un onore discutere un libro di Alessandro Vercelli. Sono stato in visita in Corea del Sud e quello che mi affascinava, mi colpiva di più, è il rispetto, perché più saggio di te, quasi a prescindere, questo forse è un po' troppo, ma però l'idea che comunque hai, quello è un po' troppo, certo, però comunque, come dire, ci sono, rispetto al più saggio di te, una cosa molto molto importante, che comunque fa parte delle grandi civiltà, insomma, questo rispetto per chi è più senior. Quindi questo è assolutamente un grande onore. A proposito di traduzioni, io credo che questo libro dovrebbe essere tradotto in italiano, forse reso un pochino, forse più snello per il lettore italiano, un accademico,
la presentazione, però, cioè, si vede molto bene la tua presentazione, lo schema del libro, quindi potrebbe essere, e questo si affiancherebbe proprio bene in altri libri, mi viene in mente l'editore Imprimatur, pensando per esempio al libro di Aldo Barba e Massimo Pivetti, la scomparsa della sinistra, ma che anch'essa è una narrazione delle vicende degli ultimi 30-40 anni, che magari poi richiamo in alcune cose. Quanti minuti ho? Certo, quello va verso zero, ma qui possiamo parlare ore, quasi ore di pranzo. Magari questo libro di Barba e Pivetti lo richiamo, poi alcune cose discusse qui. Veramente sì, ha ragione Luigi, cioè, ti si pigli appunti dal libro, pigli appunti dalla discussione, eccetera, sei sommerso dagli spunti e dagli stimoli. Io una cosa, ecco, volendo rimanere semplice, così diamo più spazio alla discussione, che avrei sollevato ieri a Stiglitz, poi diciamo ci sono state tante altre domande, e solleverei a Alessandro oggi, è nello spiegare il cambio di paradigma c'è un grande assente in tutte e due, che è il fallimento del socialismo reale. Vale a dire, ora forse può essermi sfuggito, il libro poi l'ho letto due volte online, ora mi sono preso anche la copia stampa, vale a dire la spiegazione del capitalismo benevolente della Golden Age degli anni 50, 60, diciamo parte degli anni 70, è nella sfida sovietica. È un capitalismo che esce dalla crisi degli anni 30 in cui aveva fallito, da una guerra mondiale vinta poi, tra l'altro con il sacrificio del popolo russo, muore Stalin, quindi comunque le classi lavoratrici già guardavano nei nostri paesi, nei paesi occidentali già guardavano a est, con Khrushchev il socialismo si presenta addirittura, lancia una sfida, lancia lo Sputnik, che fu uno shock per gli Stati Uniti, e lancia una sfida al mondo occidentale, vi supereremo in 20 anni, che fu presa molto più sul serio, quindi hai Kennedy, hai la Big Society, hai il capitalismo dal volto buono. Il capitalismo, cioè la chiave che affannosamente Stiglitz ieri ricercava del perché del cambio del paradigma, perché il riaffermarsi delle teorie neoliberiste, certamente una spiegazione è quando il capitalismo si rende conto che questa sfida non funziona. È una delle ragioni, non l'unica. Io credo che la crisi del socialismo reale, il socialismo che abbiamo avuto, sia alla base, la cosa più importante, sia in quello che succede nel corso degli anni 70, ovvero il riaffermarsi di un capitalismo, quello che vediamo, le cose che ci mostrava Stiglitz ieri e ci racconta Alessandro sulla disuguaglianza sono mostruose, ovviamente mostruose. Si riafferma quel capitalismo perché non c'è più un'alternativa, e questo è anche alla base della crisi della sinistra, quindi cioè, non abbiamo più un modello alternativo di società da proporre. Alessandro nel libro parla di crisi, in fondo di crisi di questo capitalismo, perché poi ha generato la seconda grande crisi, a tutt'oggi si parla di stagnazione secolare, no? Evocata anche ieri in alcune domande, sì, però il capitalismo è tornato alla sua normalità, la normalità del capitalismo è la crisi, cioè il capitalismo è una cosa nuova evocata ieri da uno Stiglitz che, come dire, ci racconta cose che molti di noi sanno da secoli, che alla disuguaglianza si accompagna una scarsità endemica di domanda aggregata nel capitalismo, forse perché difficilmente uno però queste cose che Stiglitz raccontava ieri le trova nei suoi libri di testo,
E quindi il capitalismo è endemicamente in crisi, perché la disuguaglianza porta con sé un problema di domanda aggregata e quindi di crisi. Quindi, come dire, la crisi del capitalismo è una non crisi, è il capitalismo, è in assenza di alternative. Questo capitalismo è destinato a durare, cioè la paura, il timore che abbiamo oggi, questo capitalismo sia questa sua barbarie che sta progressivamente aumentando, l'abbiamo visto aumentare noi che abbiamo qualche anno di più dagli anni 70 in poi, mentre come dire abbiamo il ricordo degli anni, io dagli anni 60, al principio degli anni 60, di un mondo che va avanti, ti accorgi dopo, dagli anni, fino agli anni 70 in poi, un mondo che va indietro e va sempre più indietro, ma il timore che nell'assenza di un'alternativa questo capitalismo, con tutte le sue magagne, con tutte le sue ingiustizie, sia destinato a durare. Questo, diciamo, è un bel guaio, perché però ci risponde, diciamo, alla domanda che giustamente Massimo Di Matteo solleva: chi è il colpevole? Ecco, forse un colpevole che un pochino assente è questo. L'altro elemento che, per cui il capitalismo molto volentieri cambia attitudine, cambia politiche e riabbraccia teorie che il keynesismo aveva messo in ombra, è naturalmente l'indisciplina sociale che il capitalismo ha portato con sé negli anni 60. La piena occupazione, come ci insegna l'insegnato Kaleschi, porta con sé l'indisciplina sociale, e l'indisciplina sociale naturalmente è invisa al capitalismo. Quello che Kaleschi ci ha insegnato è che c'è un'incompatibilità profonda tra capitalismo e piena occupazione. Il capitalismo è ottenibile alla piena occupazione, si sa come farlo con le politiche keynesiane, e naturalmente questo è incompatibile, però porta indisciplina, i lavoratori non vogliono lavorare più, gli studenti se la pigliano comodo all'università e magari vogliono fare cultura invece di smanettare per gli esami e per prendere 29 e 30 come fanno adesso. Sì, a me rifiutano i 29, cioè perché vicino ha preso 30, ma queste barbarie. 29 è un bel voto, perché vuol dire che hai studiato molto bene, però un'oretta hai fatto, hai letto un libro, un altro libro. 29 è bellissimo come voto. Quindi tutti questi elementi, ecco, cerchiamo il colpevole. Ecco, certamente il colpevole non è nella teoria economica. La teoria economica segue un capitalismo che non sopporta l'indisciplina sociale, si capisce, non ha più una sfida nel socialismo, quindi è un capitalismo che non si vede per quale ragione debba continuare a essere un capitalismo keynesiano basato sul welfare state, eccetera. Quindi diciamo, ecco, se dovessi integrare o diciamo stimolare Alessandro l'integrazione di alcuni punti del libro, ecco, darei un pochino più forza a questi punti. Forse nel libro si dà troppa enfasi, diciamo, al cambiamento di paradigma, che però sembra essere più una conseguenza, nel senso che gli economisti non sono altro che, come dire, fanno la loro funzione, gli economisti standard, di giustificare le scelte politiche del capitalismo. Ecco, l'altra cosa nel libro, vabbè, quello che un po' vi aspettate da me, il mio nome è già stato evocato, ecco, la critica alla teoria economica, e anche negli interventi in fondo che mi hanno preceduto, la critica alla teoria economica dominante non viene portata fino al punto di una rottura con la più radicale, con la teoria economica dominante. Ora, io riconosco che per certi versi sono molto, forse troppo estremo nelle mie posizioni, per esempio molto spesso in fondo, ma soprattutto Massimo D'Antoni, che come dire, utilizza strumenti della teoria economica dominante, però per problemi molto concreti, che quindi, come dire, in questo radicale abbandono della teoria economica dominante in favore di qualcos'altro che a mio avviso c'è stato e c'è, però sono completamente d'accordo che non è che un secolo e mezzo di teoria economica dominante possa essere buttato semplicemente al mare in questo modo. Ci sono tantissime problematiche che vanno naturalmente recuperate, riesaminate, però secondo me alla luce di un approccio completamente diverso.
voglio fare proprio richiamarmi a una cosa che qui è stata richiamata ed evocata, il neomercantilismo tedesco, che giustamente sia Massimo, anche collegato e la sua ideologia, che questo ordoliberismo, questa parola che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, per capire le ragioni del neomercantilismo tedesco, cioè qual è uno dei due massimi aveva parlato del mercantilismo, forse Massimo Di Matteo, ecco, il neomercantilismo evocando Padoan ha scritto delle cose molto, molto importanti sul neomercantilismo, anche diciamo di spessore internazionale, parlato del neomercantilismo tedesco come un blocco sociale omogeneo. Non c'è dubbio che, come dire, la società tedesca, il capitalismo tedesco sia riuscito, soprattutto nel secondo dopoguerra, a compattare la società tedesca attorno a un modello guidato dalle esportazioni, no? Il mercantilismo è l'idea che tu ti fai trascinare, vendi molto all'esterno e compri poco all'esterno, lì c'è l'idea della ricchezza della nazione. In realtà c'è la ricchezza dei capitalisti, perché il neomercantilismo, quello che Escher, il grande studioso del mercantilismo, chiamava la tragedia del mercantilismo, cioè esporti molto ma comprimi i consumi interni, quindi il prezzo del mercantilismo è una relativa povertà della tua popolazione interna, relativa, nel senso che i lavoratori tedeschi sono stati meglio dei nostri, però relativamente alla produttività dei lavoratori tedeschi c'è stata una compressione dei loro salari. Ecco, però, per interpretare bene il neomercantilismo, la ragione perché un paese come la Germania è un paese neomercantilista, ci si potrebbe rifare alla teoria del sovrappiù e a Kaleski, per esempio. Vale a dire, è molto un'economia come quella tedesca, basata su una compressione dei salari e dei consumi interni, è un'economia in cui i capitalisti hanno un surplus da smaltire e da vendere a qualcuno molto ingente, e la via delle esportazioni è una via naturale per la realizzazione del sovrappiù. Io credo di ricordare bene che Padoan, uno scritto internazionale abbastanza noto, in nota citi esattamente Kaleski come razionalità di un modello guidato, di un modello mercantilista. Cioè, questo, come dire, dimostra che in realtà, per spiegare certi fenomeni, teorie alternative, radicalmente alternative alla teoria dominante, esistano, e io credo fermamente, mi convinco sempre di più, che queste teorie sono teorie basate sull'idea di sovrappiù che non mutiamo dall'economia politica classica. E a convincermi di questo, paradossalmente, non sono gli economisti, che purtroppo di cui sono una minoranza, condivide l'idea che nella teoria economica vi siano, come dire, la cosiddetta moderna teoria sostituisca un approccio completamente diverso che quello degli economisti classici, completamente diverso. Purtroppo sono pochi, ieri la parola. Il nome Piero Seraffa gli è uscita con un'estrazione di un dente a Stiglitz, doveva nominarlo, ma l'ha fatto per ultima e proprio con visibile malavoglia. Sono gli antropologi. In antropologia, dove studiano prima e meglio degli economisti perché alcune società si sviluppano e altre meno, è largamente usato il concetto di sovrappiù. Secondo me è un concetto non solo utile per spiegare l'evoluzione delle società primitive, ma ha enormi implicazioni per spiegare le società moderne, per esempio la finanziarizzazione. E qui vengo forse a un altro elemento che mi sembra andava forse più sviluppato nel libro di Alessandro, la finanziarizzazione, che un aspetto importante della finanziarizzazione è stato l'espansione del credito al consumo, in particolare negli Stati Uniti, per esempio, cioè a fronte di una crescente diseguaglianza del reddito,
un'espansione del credito alle famiglie, per cui il ceto medio, da un lato, come abbiamo visto dai dati di ieri, si impoveriva dal punto di vista dei redditi, ma questo avrebbe comportato per la domanda aggregata negli Stati Uniti un crollo, e quindi si fa indebitare il ceto medio, si va a indebitare il ceto medio per sostenere la domanda aggregata, però questo culmina, poi si fa indebitare un soggetto economico, cosa simile accade in Europa. In Europa la Germania, per poter smaltire questo enorme sovrappiù, deve far indebitare i paesi della periferia europea, un altro aspetto della finanziarizzazione, quindi molto funzionale al sostegno della domanda aggregata. Quindi ecco la cosa che Alessandro diceva, ecco, che la finanziarizzazione in fondo legata a un processo di istruzione creativa in cui qualcuno vince ma molti altri perdono. Beh, qui forse non è certamente c'è un aspetto che, come questo che tu sottolinei nel libro, però c'è un aspetto della finanziarizzazione che non è legato a un processo di istruzione creativa, è semplicemente un modo per sostenere la domanda aggregata, vuoi lo fanno gli Stati Uniti al proprio interno, vuoi lo fa la Germania facendo indebitare la Grecia, la Spagna e quant'altro. Io credo che ci siano migliaia di altre cose che uno vorrebbe dire. Questa cosa dell'ordoliberismo credo sia molto interessante. Se volete un suggerimento di lettura, c'è un giurista di Padova, Alessandro Somma, che ha scritto delle cose estremamente, Alessandro Somma, che estremamente egregie sull'ordoliberismo, in cui diciamo appunto che è l'ideologia del capitalismo tedesco, in cui lui dice il mercato si fa Stato. Cioè, e scompare questa cosa evocata qui, che evocava Alessandro, che evoca Alessandro del libro, invece di un ruolo dello Stato autonomo del mercato e volto, diciamo, all'emancipazione degli individui, un po' l'idea, la funzione che allo Stato viene attribuita nella Costituzione italiana, mentre l'ordoliberismo sostanzialmente il mercato si fa Stato, lo Stato è quello che tutela e garantisce la libera concorrenza e il libero mercato. Attenzione però, questa ideologia, in realtà il modello, non sta attenti poi a quello che è ideologia, è quello, è vero che lo Stato tedesco è un mercato funzionale al funzionamento dei mercati, però è uno Stato anche paradossalmente molto mercantilista. Quando la Merkel va a fare le missioni all'estero ci va con 1000 imprenditori tedeschi, e quindi uno Stato che, come dire, è di liberale poi per certi punti di vista ha poco, è uno Stato contemporaneamente molto mercantilista. Ecco, naturalmente ci sono altre cose che vorrei dire, ecco, quindi però riassumendo un po' il ruolo, darei maggiore enfasi un po' al ruolo di crisi del socialismo, cioè crisi di un'alternativa al capitalismo, e questo ci mette in tremenda difficoltà, a mio avviso necessità di una rottura più radicale con la teoria dominante. Ecco, forse questi diciamo mi sentirei di sottolineare questi due aspetti, però come dire, credo che il libro di Alessandro sia un importante contributo al dibattito, e io certamente, diciamo, inviterei Alessandro, facendosi aiutare da qualche suo allievo, a farmi una traduzione italiana, questo credo sarebbe assolutamente utile. Okay, grazie. Ringraziamo tantissimo anche Sergio. Vorrei che ci fosse qualche stimolo dal pubblico. Io magari, mentre il pubblico si scalda e si prepara a rompere il ghiaccio, io avrei una domanda da fare, che si collega a quello che abbiamo, a cui abbiamo assistito ieri, ovvero sia il seminario di Stiglitz, a quello che in parte diceva Massimo Di Matteo.
discutendo sul libero scambio. Secondo me Massimo ha ragione nel dire che il libero scambio, perché insomma è alla base dell'idea di una costruzione di un sistema economico basato sullo scambio e appunto la divisione del lavoro. Sicché da questo punto di vista la globalizzazione, se allarga la possibilità di creare un sistema economico dove divisione del lavoro e scambio acquistano una dimensione globale, in termini squisitamente teorici sembrerebbe come dire, una cosa squisitamente e assolutamente positiva. Dov'è secondo me il problema, che in parte nemmeno Stiglitz ha affrontato ieri e che un po' è sottostimato? La questione è che il termine libero scambio in sé contiene una contraddizione interna, nel senso che io direi che addirittura un ossimoro, nel senso che lo scambio non può mai essere libero, lo scambio economico volontario non può mai essere libero, perché comunque ha bisogno di un retroterra istituzionale per poter concretizzarsi, se non altro ha bisogno dei diritti che vi siano dei diritti di proprietà definiti in maniera non ambigua, e che esista anche una struttura istituzionale che difenda questi diritti di proprietà. Senza questi due elementi lo scambio economico volontario non esiste, esiste l'appropriazione violenta. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti gli scambi contengono in sé una serie di regole che li rendono possibili. Perché questo è importante? Perché a questo punto veniamo alla globalizzazione e al libero scambio, che ha una componente positiva rappresentata da quello che diceva Massimo, dal fatto che noi adesso giochiamo e utilizziamo divisione del lavoro e scambio a livello planetario, ma c'è anche una forte componente negativa, perché se è vero che lo scambio è possibile con le regole, la globalizzazione che cosa ha fatto? Separando chi stabiliva le regole dello scambio da chi effettua lo scambio, ha di fatto deregolamentato gli scambi, ha deregolamentato l'economia. Questo ha due conseguenze: la prima richiamata dall'altro Massimo, che è quella del dilemma di Roderick, ovvero sia la perdita di democrazia. L'altra però, e questa secondo me è stata meno, e su cui vorrei sapere l'opinione di Sandro, analizzata, è il fatto che c'è anche una perdita d'efficienza. Perché? Proprio perché non si riesce a regolare più gli scambi internazionali, e attraverso la regolazione degli scambi internazionali ottenere obiettivi di politica economica. Per esempio c'è un risultato abbastanza evidente che riguarda quello che si è riusciti ad ottenere in seguito agli accordi di Kyoto, che ormai sono vecchiarelli, però che hanno comunque ottenuto, se noi guardiamo le economie e le emissioni dei paesi che hanno firmato il protocollo di Kyoto, vediamo che, seppure minimali, quegli accordi hanno ottenuto un buon risultato in termini di diminuzione della produzione di gas serra. Se però ampliamo lo sguardo e consideriamo anche gli altri paesi, vediamo che questi risultati positivi scompaiono. Perché scompaiono? Scompaiono perché, che cosa è successo? Molti dei paesi aderenti all'accordo di Kyoto hanno smesso di produrre quei beni, oppure li hanno prodotti in modo sostenibile, però poi hanno sostituito questi beni prodotti in patria con beni importati dai paesi che al protocollo di Kyoto invece non avevano aderito, e questo alla fine ha portato ad un aumento dell'emissione di gas serra e non ad una diminuzione.
Sicché la globalizzazione e il libero scambio non hanno solo avuto effetti redistributivi, ma hanno avuto anche effetti di diffondere una deregolamentazione dell'economia. È evidente quello che accade sul mercato del lavoro, dove la possibilità di importare liberamente finisce col risultato che noi non importiamo solo i beni, ma importiamo anche le regole che hanno prodotto quei beni, perché alla fine importiamo le normative sul lavoro che esistono nei paesi da cui importiamo i beni. Secondo me questo è un tema cruciale, anche perché in parte spiega i capitalismi, cioè in parte spiega la fine della Golden Age del capitalismo, che è stata in parte superata da una parte dall'affermazione, come diceva in maniera assolutamente inequivocabile Sandro, di un nuovo paradigma economico, insomma Reagan, Thatcher e così via, però anche dall'apertura dei mercati, dal processo di globalizzazione che in maniera strutturale ha deregolato l'economia, producendo questa corsa al ribasso delle regole che ha totalmente trasformato il capitalismo. Abbiamo prodotto... Vabbè, fate a tocco, no, prega. Mi riaccanto subito, diciamo, c'è diversi film provocati che parli di potere istituzionale della coabitazione. Ho trascinato in quest'aula gli studenti di diritto europeo della finanza, che spesso possiamo sentire parlare di fallimento del mercato, il mercato come insieme delle regole. Io così, mi dispiace, non ho letto il libro di Sandro Vercelli, che è il momento di farlo. Però chiederei semplicemente così un'opinione a Sandro Vercelli. Cosa suggeriresti a chi le regole che fa rispetto al mercato finanziario? Perché la grande crisi, se andiamo a vedere le cause, ha mostrato chiaramente come proprio il mercato abbia affrontato i crisi. È un fallimento della estrema fiducia nella capacità del mercato di e a me sembra che così il framework regolamentare partito con la FIFA nella stessa internazionale e anche in sede europea le parti passi in avanti, ma insomma se vogliamo dire della terra germi batteri che hanno aumentato la FIFA sono sempre tutti che non credo insomma che abbiamo fatto quasi che lo siamo e quindi semplicemente così continuare è un consiglio se Sì. Io volevo chiedere se Alessandro poteva ancora estendere il discorso su un tema che è un po' rimasto al margine, anche il titolo, che è quello della sostenibilità ambientale. Parlare molto di distribuzione, ma l'aspetto ambientale è rimasto sullo sfondo. E in particolare mi chiedevo quanto, secondo punto lui, fosse indispensabile un po' cambiare la politica radicalmente il contenuto ambientale del nostro potere di consumo e l'impatto ambientale del nostro tipo di produzione. E questo anche perché c'è comunque una specie di trade-off tra riduzione anche della distribuzione e poi conseguenze anche ambientali. Se è vero appunto che l'eccesso di diseguaglianza crea una bassa domanda aggregata, questo veramente crea un problema nel capitalismo, però anche che l'espansione via via che il consumo di massa si allarga, perché sempre più grande la popolazione a livello mondiale, questo crea delle tensioni sulle risorse ambientali. E questo si è un po' visto anche soprattutto negli anni precedenti alla crisi finanziaria, che sono stati caratterizzati da forti aumenti dei prezzi delle commodities e secondo alcuni analisti questo era uno dei primi esempi di aumento dei prezzi dovuto soprattutto al fattore della domanda, perché per esempio i precedenti picchi
domanda bellissima. Io sono un sociologo e per cui credo di avere anche molte imprecisioni. Ecco, i miei unici studi di economia, ho fatto l'esame con Carne Secchi una trentina di anni fa, per cui vorreste scusarmi. Però io vorrei sapere, insomma, se può dire qualcosa, riprendendo anche la domanda di prima, come se la può cavare una società neoliberale, una società di mercato come quella che viene descritta nel libro che io non ho letto, in una situazione di non crescita, per cui come si collegano queste doppie dimensioni? È possibile mantenere una società di mercato, una capitalista come quella attuale, senza crescita economica? E se noi siamo destinati all'assenza di crescita economica, come si può in qualche modo ancorare con la questione della sostenibilità? Se per mantenere il mercato è necessaria la crescita, come gestiamo la crescita con la sostenibilità? Ho un po' pasticciato, credo di essermi spiegato. Problema dei problemi. Buongiorno, mi scusi perché sono uno studente e so che non ho letto, non ho vissuto, non ho imparato ancora tutto quanto mi manca, ma vorrei farle una domanda a proposito della sostenibilità che ha raccontato. Io sono d'accordo con lei che il libero scambio non è mai libero, ma credo che il problema sia che in questo libero scambio dobbiamo partire tutti delle stesse regole di gioco. Ad esempio, una cosa che mi immagino che succede nella Unione Europea, non so se sarà così e può succedere anche in tutto il mondo, è che l'economia non vuole che i politici e gli stati entrino in economia, ma si confronta il libero scambio e il sistema capitalista con gli interessi particolari di ogni stato nella crescita economica, nella crescita del prodotto interno lordo. Allora, questo confronto che non fa che il mercato sia totalmente libero, non dovrebbe, perché penso che il problema del socialismo e del capitalismo, anche se sono cose diverse, parta di un modello ideale e perfetto in una società che né è ideale né è perfetta. Allora, non dovrebbe essere accompagnato, compassato il libero scambio, il capitalismo che cresce in un sistema globale, con un sistema politico che magari fosse anche più globale, nel senso che non ogni paese andasse perseguendo le sue scopi particolari, e nel senso, anche il tema della sostenibilità. Se noi facciamo diciamo in questo modello di Stato globale che lo Stato intervenisse, le persone avessero magari più soldi da investire, da spendere, magari sviluppiamo l'Africa dove c'è una povertà tremenda, non si farebbe il mercato ancora più grande, il libero scambio ancora più libero? Voi che magari lasciando lo Stato ridurre le differenze tra le persone, se farebbe che quel libero scambio fosse veramente più grande, più libero, più globale? Grazie. Allora, non vedo più mani alzate, anche perché poi penso che siamo arrivati a stringere le conclusioni. Penso che adesso il compito che ci abbia Sandro sia veramente molto difficile, riuscire a condensare nel tempo che abbiamo tutte le risposte alle domande, ma anche i suggerimenti e gli stimoli che ha ricevuto, però ne sarà sicuramente capace. Ridò la parola a Sandro Vercelli. Sì, grazie molte per tutti questi commenti estremamente stimolanti. Chiaramente, dato lo scarso tempo a disposizione, io userò una par condicio, cioè rispondo a solo una domanda per ciascun, però per chiarire che veramente ho interesse a discutere anche tutte le altre,
Vi invito tutti a pranzo o a cena per continuare il discorso. Non gliel'avevo detto prima, per corromperli, non gliel'avevo detto prima. Allora, velocemente, Massimo, la questione del aver dato troppa importanza alla sovrastruttura. Allora, la mia prima risposta, io l'ho saltato per mancanza di tempo, è che in questa interazione, no, tra soggetto-oggetto, tra idee e fatti, c'è un passaggio fondamentale, che è quello della diversità tra il paradigma della strategia di politica economica e l'effettiva strategia di politica economica, no? È la stessa distinzione tra socialismo e socialismo reale, e noi sappiamo che tra teoria del socialismo e socialismo reale c'è un abisso, e anche in tutti questi casi c'è un abisso. Il laissez-faire pratico è molto diverso da quello teorico, potrei documentarlo avendo tempo. Il keynesismo reale è molto diverso da quello di Keynes, cioè quello che ha dominato negli anni 50 e 60, e devo dire onestamente che il neoliberismo reale a sua volta è diverso da quello teorico e ideale, no? Allora, queste versioni reali sono strumentalizzazioni delle idee fatte da blocchi sociali che strumentalizzano quelle idee per il loro interesse. Quindi in questa ricostruzione, quello che dicevi tu, Massimo, ovviamente sono d'accordo, ma trova posto in questa forma. Poi questa è comunque una semplificazione, quindi per passare dalla, come dire, dalla visione che ho proposto a un blueprint politico, c'è un abisso di cui sono cosciente e che ho dichiarato, e questo abisso può essere superato soltanto facendo un'analisi appunto delle contrapposizioni di interessi, le condizioni di contorno, eccetera. Senza quelle un blueprint politico sarebbe solo ridicolo, non mi ci sono provato a farlo. Però lasciatemi solo dire una cosa: temo che ci sia comunque una sottovalutazione della forza che ha avuto l'economia nell'evoluzione del capitalismo. Mi limito a un esempio per mancanza di tempo. Voi pensate alla forza estrema sul piano motivazionale che ha l'idea della mano invisibile, cioè l'idea che se tutti noi ci comportiamo in modo egoista, ci pensa il mercato a massimizzare il bene di tutti. Quindi noi siamo autorizzati, siamo incoraggiati a essere egoisti, self-interested. Questa è una forza enorme. Se voi comparate la biografia di un capitalista oggi con quello del mercante di Prato, per esempio, voi vedrete che c'è un abisso motivazionale, perché il mercante di Prato si pone in tutta la sua vita, nonostante il suo successo commerciale, problemi etici e di diffusione della ricchezza sua e di responsabilità nei confronti della società. Questo non c'è più, non c'è più, perché c'è questo alibi potentissimo che è il teorema della mano invisibile. Massimo D'Antoni, io sono d'accordo, molto d'accordo sul punto che partire nell'analisi dai teoremi fondamentali dell'economia del benessere è estremamente significativo. Infatti io sostengo la posizione che ciò che è sbagliato nel collegare la mano invisibile a quei teoremi è l'interpretazione dei teoremi, è l'opposto di quello che dovrebbe essere. Io sostengo, e sono convinto che sia un punto fondamentale, che se noi ci studiamo bene quei teoremi, che cosa ne deduciamo? Che il mercato non può essere ottimale. Questo è quello che deduciamo, non che il mercato ottimale, è esattamente l'opposto. Qui c'è un problema più generale su cui non ho tempo di espandere. C'è un problema nell'economia di
interpretazione dei teoremi che viene molto sottovalutato. E questo si collega col discorso sui libri, un discorso di interpretazione dell'economia pura, chiamiamola così per capirci, richiede un libro, richiede per forza di cose un libro, cioè una visione generale in cui noi collochiamo le varie tessere analitiche. Non è sufficiente, come in fisica, fare una piccola tessera analitica e scordarci del mosaico generale, perché il mosaico generale c'è, salvo cambiamenti epocali di paradigmi. Quindi sono d'accordo senz'altro su questo punto. In un certo senso sono d'accordo, in un certo altro senso no, sul fatto che un fattore di spiegazione fondamentale della evoluzione, involuzione, che io ho cercato in qualche modo di rievocare o che ho analizzato nel libro, è il fallimento del socialismo reale. Però sicuramente quello è stato un evento fondamentale, però è un evento che non ha iniziato questo processo, era già iniziato prima, a meno che tu voglia dire sì, ma il fallimento già si vedeva prima, ma non era così chiaro. Ma soprattutto il punto su cui io non sono d'accordo è che dopo il capitalismo è tornato nella sua normalità. Ecco, su questo proprio non sono d'accordo, perché non c'è una normalità del capitalismo. C'è una pluralità di capitalismi in diverse aree geografiche, che ognuna delle quali ha un'evoluzione, e questa evoluzione è molto grossa. L'evoluzione che ha avuto il capitalismo negli ultimi 30-40 anni, nel periodo che ho chiamato neoliberista, è un'evoluzione molto grossa, e non c'è normalità, perché ci porterà, se non saremo in grado di cambiarlo, ora dite che la sparo grossa, ma ne sono profondamente convinto e potrei argomentarlo a lungo, ci porterà the big one, cioè la grande depressione, molto più grande di quelle che abbiamo visto finora. Dopodiché sarà molto importante che ci siano delle idee alternative, come quelle che noi proviamo con le nostre misere forze a discutere qui e altrove. Sarà molto importante che ci sia per uscire da una situazione di disastro. A quel punto lì il campo sarà relativamente sgombro per cambiare il paradigma. È chiaro, tutto il nostro sforzo... Un disastro ecologico o un disastro economico? Sono strettamente legati. Strettamente legati. Chiaramente il nostro dovere, anche sul piano etico, è quello di riuscire a cambiare le cose prima che succeda, ma se non ci riusciamo, succede. Questa è la mia convinzione. Le domande dal pubblico. Loro scrivo. Ah sì, beh, innanzitutto sì, il pubblico, Gigi e Luigi. Allora, sul libero scambio ci sono state anche domande di altri, anche dal pubblico. Io vorrei soltanto chiarire che io, quando critico il libero scambio, non ho in mente, come nella posizione tradizionale, il protezionismo. Non è che voglio difendere il protezionismo versus il libero scambio, anche se non voglio affatto negare che in certi casi abbia senso, no, per sostenere un'industria nascente, ma però non è quello che ho in mente io. Quindi non ho in mente, per esempio, la politica di Trump, che va contro il libero scambio, ma in un'ottica protezionista, comunque di interesse di gruppi privati, locali, americani, eccetera. Non è quello. E invece, così mi collego con altre domande, è la contrapposizione potenzialmente grossa, se non ne siamo coscienti, tra libero scambio e sostenibilità. Perché la teoria del libero scambio, la globalizzazione, vanno avanti eliminando tutti i vincoli agli scambi. Questa è la logica che ci sta dietro, questa è la logica dell'ordoliberismo che usa lo Stato per sgombrare il terreno dal libero scambio. Questo è. In
Invece la sostenibilità bisogna convincersene, se la prendiamo sul serio, io la prendo sul serio perché anche quella è una catastrofe vicina. La sostenibilità richiede, per motivi che i nostri colleghi scienziati ci spiegano, dei vincoli ben precisi. Noi non possiamo aumentare la temperatura di più di 2 gradi, ci dicono, perché sennò gli effetti sarebbero catastrofici e irreversibili. E questo ci impone altri vincoli a monte che per forza di cose devono vincolare il libero scambio. Solo per darvi un'idea concreta ma veloce, per esempio il WTO ha costretto molti paesi a abolire delle legislazioni avanzate dal punto di vista ambientale perché ponevano vincoli al libero scambio. Ecco, questo è proprio l'errore tremendo che si fa e si continua a fare. Il libero scambio deve essere limitato in base a criteri di sostenibilità, questo è il punto. Quindi scusami se non dico altro, ma è una questione di tempo, poi volentieri, cioè condivido quello che hai detto comunque. Mi resta, direi, ancora il discorso delle regole della finanza. Allora, questo è un discorso lunghissimo, il capitolo più lungo è su quello, poi lo riprendo nelle conclusioni, poi ci sono l'appendice che ha scritto Maria Carmen Siniscalchi, e quindi una parte molto importante del libro, peccato non ci sia stato il tempo di discutere, e quindi avrei un discorso lungo da fare e articolato. Lungo e articolato, cioè lasciatemi solo dire 2 cose però. Per farvi venire l'appetito, organizziamo un altro seminario. Sono profondamente convinto che condizione necessaria, anche se non sufficiente, quindi attenzione, però necessaria, sia un intervento, una riforma radicale della finanza. Secondo punto. Questa è un'idea che nel 2008, nell'autunno del 2008, sembrava che molti avessero, anche sulla spinta della reazione della gente contro le banche, contro... Poi c'è stato pian piano un rovesciamento di posizioni che, mi dispiace dire, ha coinvolto anche molti economisti eterodossi e io ho difficoltà a capire perché. Noi vediamo, se guardiamo la letteratura sulla finanziarizzazione, no? Il ruolo della finanza, l'impatto della finanza sulla crescita, noi vediamo proprio 2 fasi, una prima fase fino al 2008 in cui gli economisti eterodossi giustamente secondo me notano una correlazione negativa tra finanziarizzazione e crescita, per esempio Epstein, per fare solo un esempio, ma tanti altri. Dopo il 2008, pian pianino, i nuovi lavori empirici e econometrici si spostano, no, non ha avuto sulla posizione opposta, no, non ha avuto importanza, quindi non c'è bisogno di fare nulla. Posizione poi presa ufficialmente ora da Trump, che vuole addirittura abolire il Dodd-Frank, anche pure era una cosa molto all'acqua di rose. Ma non si capisce, nel prendere questa posizione diversa, non si capisce cosa c'è dietro. Ora, cosa c'è dietro? C'è dietro un colossale processo di redistribuzione della ricchezza da parte degli stati verso la finanza. Nel 2008-2009 per bailout, per salvare le banche. Poi continua la cosa in forme diverse, con tutte le varie forme di quantitative easing che vanno in ultima analisi alle banche. C'è stata una colossale opera di, ed è chiaro che un po' di effetto ricchezza c'è, e quindi lasciatemi essere così semplice, il discorso non è così semplice. L'effetto ricchezza spiega perché se si tagliano i periodi in modo acconcio si trova poi una correlazione positiva, perché laddove c'è stato questo intervento, per esempio negli Stati Uniti, di più la correlazione tende ad essere positiva, dove c'è stata di meno in certi paesi europei, allora il discorso è diverso, no? Mi fermo qui, è un discorso enorme.
Lasciatemi solo dire ancora un'altra cosa. Io classifico le riforme della finanza, le diverse misure, in tre livelli. Il primo livello è quello del Dodd-Frank Act, per esempio il Dodd-Frank Act, che si limita a cercare di stabilizzare la finanza così com'è, senza modificare nient'altro. C'è un secondo livello che è il livello delle riforme che sono state fatte negli anni 30 per, dopo la Grande Depressione, che è quella di forzare la finanza a fare la ancella dell'economia reale, e questo è un grosso passo avanti, ma di questo si è parlato solo, non c'è stato nessun tipo di reale intervento. E poi però c'è il terzo livello, che è quello necessario, che presuppone gli altri due fatti bene, ed è quello che però pensa alla sostenibilità, che va al di là e quindi deve fare in modo di tener conto dell'esigenza del lungo termine, che è nel concetto di sostenibilità, e richiede un altro incontro. Al sociologo vorrei rispondere questo, che se noi abbiamo in mente il paradigma attuale della società di mercato, alla lunga un'economia stagnante, senza crescita, non regge. Infatti lo vediamo, le tensioni sociali e di ogni genere aumentano sempre di più. Ma se noi abbiamo in mente un paradigma di sostenibilità, il discorso è del tutto diverso, perché il GDP è un indice di benessere estremamente imperfetto, ormai questo è stato chiarito sul piano teorico, sul piano empirico. Quindi noi dobbiamo e possiamo, in un'ottica di sostenibilità, migliorare il benessere delle persone, che non implica necessariamente aumento del GDP. E su questo ci sarebbe un lungo discorso da fare, non c'è tempo di farlo, ma volentieri si può continuare in altra occasione. Io mi fermerei qua. Perfetto, allora penso che veramente sia stata una bella giornata. Ringrazio gli intervenuti, ringrazio i due massimi, Sergio, e ovviamente ringrazio Sandro per l'occasione che ci ha data.